Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: triste notizia per i fan di una delle fiction più amate di Rai 1. Le sue parole non lasciano aperta alcuna porta, è finita appunto nel corso della storia della Rai, ci sono alcuni prodotti tra show, trasmissioni e serie TV che hanno letteralmente rubato il cuore ai telespettatori. Se prima dell'avvento di Rai Play queste rimanevano nella memoria e non c'erano più da nessuna parte, oggi grazie alla piattaforma le si può riguardare quando si desidera. Nelle ultime ore, una delle serie TV più amate e più lunghe della storia di Rai 1 ha rivelato una notizia incredibile: alcune sue stagioni sbarcheranno su Netflix. Su di lei si è quindi riaccesa l'attenzione del pubblico, anche se uno dei suoi protagonisti ha spento ogni lumicino di speranza, è ufficialmente finita così, non continuerà più. Andata in onda per la prima volta il 6 dicembre 1998, alla sua prima puntata probabilmente nessuno si sarebbe aspettato il successo che poi Un medico in famiglia ha avuto per ben 18 anni. Prodotta da Rai Fiction e Publispay, ha raccontato le vicende della famiglia Martini, portata avanti dal papà Lele Martini, medico e vedovo, e dal nonno Libero, anch'egli vedovo e ferroviere in pensione. Il successo di questo prodotto è stato garantito da trame interessanti e familiari ai telespettatori, che in ogni puntata si riconoscevano nelle fatiche quotidiane della famiglia Martini e ne godevano per i successi. La sua ultima edizione è andata in onda nel 2016 e, da quel momento, i veri fan della serie TV non hanno mai smesso di chiederne un'altra. Sebbene questo non sia ancora accaduto, nelle ultime ore è successo qualcosa di incredibile: Netflix renderà disponibile le prime 4 stagioni di Un medico in famiglia. In una recente intervista a Sorrisi, però, Giulio Scarpato ha letteralmente demolito le speranze del pubblico più affezionato. Interrogato in merito alla possibilità che esca una nuova stagione, l'attore che per 18 anni ha interpretato Lele Martini ha rivelato: "Io penso che non sia il caso, non è più il momento giusto. Allora il racconto che stavamo facendo era una novità, una vera bomba, una famiglia al maschile con un padre vedovo". Sebbene anche lui sia consapevole delle insistenti richieste da parte del pubblico, quindi, sembra che Rai Fiction e gli attori non siano dello stesso parere, non resta che fruirne sulle piattaforme digitali, come Rai Play, Prime Video e dal 19 ottobre anche Netflix. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. My heart.